Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo ancora su Rogue Galaxy, precisamente su Vedan, dove appunto dobbiamo innanzitutto comprare delle pozioni, perché comunque ci servono. Quindi facciamone scorta questa volta, visto che tanto soldi per ora non ne dobbiamo utilizzare. Ok. E andiamo appunto verso la nuova zona. I forzieri qua li abbiamo aperti già tutti. Ok, quindi dobbiamo aprire soltanto quelli della, della prossima zona. Vi annuncio già che comunque questa parte la sto registrando nuovamente, anche perché fortunatamente avevo i salvataggi a disposizione. Purtroppo ho avuto un blackout totale di dove abito io, proprio è mancata la luce totalmente. E giustamente mentre stavo registrando si è spento tutto, non avevo salvato, quindi sto rifacendo praticamente tutto da capo. Per cui se mi vedete un pochino più agitato o tendente ad andare più di fretta, sapete ovviamente la motivazione. La cosa buona da un lato è che effettivamente parlando non ho fatto chissà quante cose. Quindi, allora, quel baule non lo possiamo aprire. Non ho fatto chissà quante cose, perché fortunatamente e sbarra sfortunatamente è crashato tutto, cioè si è spento tutto all'inizio della mia registrazione. Quindi diciamo che un paio di cose le ho fatte, un paio di cose non le ho fatte, diciamola così. Allora, andiamo avanti. Allora, qui c'è il baule dove troviamo un bel mortaio ex, e questa volta è la trappola del ladro. Stavolta la so, perché giustamente prima ho subito la trappola, mentre invece adesso no. Hold up, old man! You think you can get away with this? Are those Marauders men? The coast is clear. Sorry, didn't mean to frighten you. Don't worry, I don't bite. My name is Burton. I'm an explorer who came all the way out here to examine the ancient tablets they discovered in the mine. Hold on a second. You're here for that too? Oh ho! So you know about them. I bet you're here gathering info yourselves as well. In that case, how about we swap data, eh? Well, sure, but we don't have much yet. Well, so far, I've managed to learn that the miners hang out in a place called Angela's Bar. I reckon if we go there, we'll be able to find out something. The only thing is, I have no idea where the place is. How about you? Angela's Bar? Huh. There he is! Uh-oh, this isn't good. Wait! Burton! Huh? Hey, you guys! You're in cahoots with that old coot! Huh? What do you guys want? What's going on? I don't like this. Hey, come on! How did we get involved? Here we go! Come on, let's see if you can take that! Ecco, e comincia già il primo combattimento. Con i mafiosi che... Ah, vero, qua devo cambiare l'equipaggiamento. Con i mafiosi che... Che comunque possono tranquillamente essere gestiti. Non sono così forti. Le nostre armi fortunatamente riescono a fare parecchi danni. Olè. Quindi la spada si è maxata. How dare you defy the Marauder clan? No! If you know what's good for you, you'll get lost. Uh-oh. Now we've gotten their attention. That old guy mentioned something about Angela's bar. Maybe we can learn a few things if we go there. All right. Let's try to find it.
Allora, innanzitutto andiamo ad attivare il teleport. Cosa fondamentale. E stavolta salviamo. Per evitare problemi, io salvo e buonanotte. Così siamo a posto. Ok, allora, andiamo a vedere se ci sono forzieri qua in giro. Allora, vi avviso già che comunque qua ci saranno incontri casuali, quindi bisogna fare un po' attenzione anche a dove si va. E per quanto riguarda alleati, equipaggiamento, cambiamolo e mettiamo questa, che è un po' più debole, però ci sta. Ok, questa è quella che non è ancora maxata, quindi aspettiamo che si maxi. E vediamo con cosa si univa, perché in realtà io non l'avevo neanche analizzata, se devo essere onesto. Ah, con un'illuminata X. Ok, illuminata X, ma io la illuminata X non ce l'ho. Quindi, amen. No, Mimic. Oh, merda. Non credevo di trovare un Mimic addirittura qui dentro la cittadina. Madonna quanto gli levo fuoco. Vediamo quanto gli leviamo con l'attacco speciale. Molto meno rispetto a quello che immaginavo. Ah, cazzo. This is not good. Ammali estremi, estremi rimedi. Vedi, fortunatamente la spada illusoria fa parecchi danni. Uela! Cazzarola. Vabbè. No. Dai però. Dai, crepa. Non immaginavo di trovare addirittura un Mimic qua. Cioè, non ne avevo completamente idea. Allora, va bene. Diciamo che questa zona effettivamente l'avevo esplorata anche... Sì, l'avevo esplorata anche prima. Che cazzo ti ha preso? Perché fa sti salti così? Boh, si è tipo una sorta di bug. Appare gelatina per tre. Ma che cosa? Ma che diavolo? Ma che è successo? Wow. Ma che bug? Va, oddio. Ma che... Che diavolo? Ma che diavolo è successo? Si è buggato tutto. Ok ragazzi, ho ricaricato e fortunatamente abbiamo caricato il salvataggio che avevo fatto qui, perché avete visto cosa è successo? Cioè praticamente un bug pazzesco, assurdo. Quindi dobbiamo andare a riaffrontare il Mimic.
perché dobbiamo andarlo a riaffrontare. Sono punti esperienza utili. Here we go. Sono punti esperienza utili questi. E quindi è giusto utilizzarli. Allora, utilizziamo la spada illusoria, che come potete vedere fa veramente i miracoli. Ora utilizziamo anche l'attacco speciale, così lo stordiamo per un po'. Wow, quanti danni! Grazie per questa bella cosa. Yes. Ah, ma si era già potenziata la spada illusoria. La spada quella. Mannaggia la miseria. E allora devo cambiare l'equipaggiamento. E mettere questa. Risalviamo, perché vorrei evitare comunque di avere un altro bug del genere, a dire la verità, specialmente dove devo affrontare un mimic. Allora, da qua ci si può andare? Oddio, là c'è un forziere. Olè. Qua i danni comunque li facciamo, e anche direi abbondanti. Poi uomo rana. Che figata di nome. Perfetto. Quindi la mia pistola glaciale adesso si è ammazzata. Poi nel frattempo apriamo, vediamo cosa c'è. Il ramo di Mirad. Olè. E cambiamo adesso la pistola e mettiamo il revolver. Quindi nuova arma anche per Jester. E via verso nuove avventure. Verso l'Angela's Bar adesso. Allora, proseguiamo dritti. E poi tra l'altro qua sono i binari da dove passa il treno. E infatti ci sono incontri casuali. Gelatina ha bloccato l'attacco. Oddio, non mi dire che devo utilizzare la pistola, quella frangibarriera. Oddio, devo utilizzare questo tipo di pistola. Oddio. Ma quando incontro queste gelatine mi fa sto bug? Cioè, avete visto che mi ha fatto di nuovo una specie di bug? Ok, adesso... No, non ci credo. Ah, mi sta rifacendo il bug di nuovo. Non ci credo. Mi si è buggato tutto di nuovo. Cioè, allora sono sti mostri che mi buggano?
E ora dove sarebbe l'altro mostro? Vabbè, scappiamo. È inutile. Fuggiamo, forse è l'unica soluzione. Fuggi. Penso che sia l'unica strategia. Non mi fa fare cambia membro. Cioè, c'è assurda sta cosa. Si è praticamente buggato. Cioè, si è buggato. Completamente buggato. Ah, ecco, è ritornato. Quindi praticamente quando incontro quelli, quella specie di... Mamma mia, cioè devo stare attento anche ai nemici che incontro? Cioè devo stare attento anche ai nemici che incontro, non me lo dire. È abbastanza ridicola come cosa. Nel frattempo abbiamo maxato la lo spadino e le scarpe di Kisala. Quindi vediamo subito con cosa si possono craftare. Quindi analizza. Fendi acqua. Questi sono talismani comici, quindi non vanno bene. Scarpe di... con le stelle viola, che sono queste. Ok, queste scarpe senza lacci addirittura. Scarpe... ma io scarpe senza lacci mi ricordo di averle prese. Ah no, forse non le ho acquistate. Quindi queste due le posso unire insieme sicuramente. Questa ancora è troppo nuova, quindi non va bene. Che poi tra l'altro è livello 6, quindi è anche più debole. Però va bene, ok. Sintetizziamo, quindi combina. Scarpe stelle della sirena e scarpe da tip tap. Allora, queste le possiamo unire. Uno e due. E vediamo che cosa ci danno. Anfibi. Benissimo. Per quanto riguarda il resto, invece, va bene così. Allora, alleati, equipaggiamento. Ok, questo cambiamo. Possiamo mettere... mettiamo questi per ora. E di questi... no, teniamo quelle che abbiamo al momento. Lo so, sono più deboli, me ne rendo conto che sono più deboli, ma dobbiamo dobbiamo exparli, ragazzi. Dobbiamo expare. Forza antifuoco 2. Potenza difesa, bene. Così diventa un po' più forte in difesa. Qui abbiamo difesa 2. Stella lucente livello 2 che ancora non abbiamo sbloccato. Ok, qui siamo in città. Brutto sto fumo. Ah, di nuovo. Is Daddy here? I'm not sure, darling. Well, he might be, but he might not be. Out of the way! It's all right, Jie.
I just tripped, that's all. Mommy! If Daddy were here, he'd beat up those bad guys. When are we gonna see Daddy? I'm sorry, honey. I'm so sorry for putting you through all this. Your daddy, he's working really hard to help people, to help the world. I'm sure we'll find him soon. So hang in there, okay? Okay. I'll try, Mommy. Abbiamo incontrato di nuovo. Allora, a quanto pare il bar è qui vicino. Non so. No, gelatino no, che queste mi fanno. Mi buggano. Praticamente niente, devo evitare queste gelatine perché mi buggano. Mi fanno buggare. Cioè, assurdo. Speriamo che non ci siano oggetti legati a ste gelatine che devo farmare, perché sennò sarebbe un bel casino. Allora, ecco, lì c'è il salvataggio, che è ciò che mi interessava principalmente. Così possiamo salvare. Ecco, quello dovrebbe essere il bar. Perfetto. Qua ci sono due forzieri, prendiamoli subito. Deprediamoli. Cristallo stellare e linfa vitale. Allora, levati Kisala, mamma mia. Allora, dato che sto subendo parecchie congetture astrali oggi per non farmi registrare, io direi che è meglio se salviamo spesso e volentieri. Perdiamo quei 5 secondi in più, però penso che ne valga la pena. Che poi non capisco perché io becco le creature mentre invece tutti quelli che ci sono qua sono belli tranquilli, che se la chiacchierano, se la spassano. Cioè, non ha molto senso sta cosa. Comunque, andiamo al bar, vediamo quali informazioni riusciamo ad ottenere. No, le gelatine no, che voi mi fate buggare tutto. Scappa, scappa, scappa. Fuggi, fuggi, fuggi. Ok. La cosa buona è che fortunatamente qua i combattimenti li puoi skippare. E li puoi skippare anche abbastanza tranquillamente. Come on, that's enough, Digo. Drop it, would you? Why can't I drink as much as I want? Come on, cut it out. You never used to be like this. What happened to the old Digo, the heroic soldier? Look at you. You're just a shell of your former self. And look at me, silly enough to fall in love with such a miserable man. Oh, this again. I'm tired of talking about the past. Digo. Oh, I'm sorry I didn't see you there. Something to drink? This way. It's that old guy. What was that for? All I did was just ask around about the tablet. Sorry about that. All this secretive sniffing around. Guess you still have no idea. Gale. Keep sneaking around, and you'll be putting your life at stake, old man. No, I was just... Haven't seen you before. Something's fishy. Who are these guys? They are my customers, Gale. And while they're in my bar, you don't get to hassle them. Huh.
Look, this is a very important time for our town. Don't do anything that would make anyone suspicious. That goes for you too, Angela. Got a problem with that? No? Good. Just remember, defy Zack's Moriarty, and you won't survive for very long in this town. So don't try anything stupid. Got that, Angela? And Digo, got your tail between your legs as usual. All that money you scraped up in the mines, was that just to buy yourself some drinks? You definitely are a loser, Digo. Pathetic. Move. Whoa, this is great! Why, it's fate that has brought us together! Say, big fella, you look like you work at the mine. Is there a secret entrance to that place? Would you be so kind as to show me? Oh. No thanks. I'm not getting involved. Oh, come on. Please. Don't make me tell you again. I won't do it. Oh-ho! I see how it is. You're afraid of that fella. You look pretty tough, but you're really just a wuss, aren't you? What? Whoa, wait a second. Don't get mad. This has been a dream of mine. They found an ancient tablet in a mine on this planet. Its archaeological value is absolutely mind-boggling. I can't die until I've gazed upon that tablet and unlocked its secrets. Come on, can't you help an old archaeologist's dream come true? A dream come true. So that's your dream, huh? You bet. Tell me, you got money, old man? Oh, that's rich. Oh, my. Have faith, good fellow. Money is no object for me. All right. Hey, why don't we go with them, Jester? Oh, so you two want to help as well? Sure. Can we come along? Are you serious? Of course! Of course! All right, then it's settled. The Burton Caravan is off to find the Great Tablet! Then we better leave soon. First, you need an ID card. The item shop downtown should have some black market cards. Gale's got his eye on you, old man. You stay here. We'll get the card for you. Ed effettivamente Digo è un altro membro del party che si unisce al gruppo. Non li ricordavo tutti i personaggi. Oh, don't worry. I'll be happy to keep you company. Ah, yes? That sounds marvelous. Haven't had a drink with a beautiful woman in quite some time. Very well, good luck out there, troops. Oh, and feel free to take your time. Huh? Alla faccia del piccolo vecchiaccio. Si è beccato il drink con la bella tipa. Va bene. Ok. Allora, facciamo quest'ultima sezione. Ovvero andiamo a prendere queste tessere. Andiamo a vedere un po' dove dobbiamo andare e cosa dobbiamo prendere per queste tessere. Esatto, adesso apparirà anche la faccia di Digo, finalmente. E tutti i membri del party saranno, diciamo, attivi, sbloccati, per così dire. E poi dopodiché ci salutiamo, stacchiamo e nella prossima parte andremo ad esplorare appunto le miniere e vedremo appunto quello che conserve... Oh no, Link. Cacchio. Che poi tra l'altro Digo, se non ricordo male, era veramente resistente, era una sorta di tank pazzesco. Tanto io faccio i buchi con questa spada illusoria. Faccio proprio i buchi. Guarda i buchi che faccio. Everyone all right?
Ah, la linfa vitale cura tutti. Porca miseria, mi ha colpito di nuovo. Vai là. No, ma la spada illusoria veramente OP. Oddio, un'altra volta che si sta buggando. No, ti prego, non ti buggare. Madonna, ci manca solo questa. No! Fermo! No! Non ci credo, si è buggato di nuovo. Cioè, ma può essere che dopo ogni lotta mi si bugga così? Cioè, ma non può essere sta cosa. La devo risolvere. Non puoi aprire il menu ora. Cioè, che dovrei fare? Non puoi aprire il menu ora. Hey, wait for me. Cioè, io non posso neanche continuare ad andare avanti. Cioè, rimango praticamente bloccato. Non puoi aprire il menu ora. Grazie, ma... Cioè, guarda. Esco i confini. Esco tra i confini della mappa. Cioè, è una cosa pazzesca questa cosa. Comunque questo è un problema proprio di emulazione. Perché non può essere così. Cioè, veramente assurdo. Non mi si può buggare così dopo ogni lotta. Poi dove sono finiti adesso gli altri? Cioè, se io li volessi anche individuare. Guardali, sono là sotto. E non posso aprire il menu. Non posso cambiare il membro del party. Cioè, non c'è un altro tasto che... Ok, siamo arrivati nella zona interessata. Ho aspettato un po' per registrare perché non lo so, veramente durante alcuni combattimenti mi si buggava il personaggio e mi faceva quell'effetto che praticamente avete visto fino a poco fa. Però fortunatamente sono riuscito ad arrivare nella zona interessata, per cui andiamo avanti, concludiamo questa sezione e poi stacchiamo. Ecco i progetti. Capelli di medusa, polvere dei sogni e cristallo di neve. Che cos'era? Mi sembra fosse un oggetto per far perdere al nemico una cosa. Allora, pozione curativa. No, qua mi servivano antica pergamena addirittura, tessera dei minatori. Esatto, dovevo comprare questa. E poi, mentre che ci siamo, compriamo le rinascite, visto che ne abbiamo... ne compriamo di più. Finalmente abbiamo soldi da poter spendere, quindi sfruttiamoli. Pozioni curative ne prendiamo altre... No, altre 23. Ok. E tutto il resto invece adesso le spendiamo in rinascite. Ok, così finalmente abbiamo un bel po' di oggetti buoni da poter prendere. Allora, bel forzierozzo, apriamolo. Abbiamo un ricercatore. Ok. Not you again. I saw a suspicious looking ship dock at port, and guess what? It's yours. Hey, Digo. Want to get yourself taken in on aiding and abetting charges? And what would you do? Want to take me on?
I won't stand here and be defeated by one of Moriarty's lapdogs. Go on, taunt me while you still can. Once Moriarty's trade with Datron succeeds, I'll be rolling in the Zen. Then it's farewell, Vedan. Wait, you're not serious. Are you considering going back to the military? Who knows? No more chit-chat. I've been given orders by Zax Moriarty to do away with a lot of you. Tico? Here we go! Come on, see if you can take us! Utilizziamo la nostra spada illusoria. Facciamo piazza pulita, in ben che non si dica. Ok, utilizziamo anche questa lucente. Ok, non abbiamo più bisogno qua di fare altro perché abbiamo letteralmente disintegrato tutti i mafiosi. Nice. Direi che come potenza di fuoco comunque siamo abbastanza forti, eh? Dobbiamo magari migliorare un pochettino, ma siamo davvero, davvero forti. Worthless goons. Digo, you loser. Howl all you want. It won't change a thing. I'm not like you, you know. You don't see me rolling over and playing dead. Don't you get it? The military doesn't need outdated soldiers like us anymore. Shut up! Watch your back, Digo. Payback's a bitch. Move. Digo. He's changed. He sold his soul to get back into space. So, both of you guys used to be soldiers? Yeah, a long time ago. But Longardi has changed. There's no place for us now. I don't know why you can't get that through your head, Gale. Back then, competing with you to be top dog. How the mighty have fallen. Oh, no! Burton? It's a disaster! An absolute disaster! Something terrible's happened! What's going on? Someone set the bar on fire! What? Could it have been Gale? Hurry up! It's burning right down to the ground, but Angela is refusing to leave the bar! Oh no! Come on, Digo, let's go! I hope you're all right, Angela. Ok, quindi a quanto pare qualcuno ha dato fuoco al bar, però per il momento io direi che posso staccare qui. Abbiamo già fatto abbastanza. Nel frattempo mi metto a montare tutti gli altri episodi, visto che ne ho registrati parecchi, e per il resto io vi ringrazio per essere stati con me e ovviamente ci becchiamo alla prossima.